11 anni lui, già con 13 alias e altrettante fotosegnalazioni, 15 anni lei, entrambi di origini bosniache, dormivano sui sedili posteriori di una Golf nel cuore della notte al centro commerciale di Castel San Giovanni. In macchina avevano una bici nuova di pacca, probabile provento di furto, e 3 grammi di cocaina, che alla più grande sono costati le denunce per ricettazione, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e anche quella per porto di oggetti da scasso. Avevano a bordo anche un kit di attrezzi e arnesi vari. I due, che vivono in un campo nomadi a Chieri, hanno raccontato di essere stati lasciati lì dalla nonna, che non stava bene. Tornerà a riprenderci dopo, hanno dichiarato, una versione che non ha convinto i carabinieri. Portati in caserma non è stato possibile rintracciare nessuno. Sono dunque stati affidati ai servizi sociali, ma sono riusciti a fuggire. È successo lunedì notte, quando poco distante da Castel San Giovanni è avvenuta la spaccata alla pellicceria di San Nicolò, oltre ad altri furti in zona. Non si esclude che gli autori fossero collegati con i due ragazzini e che, alla vista dei carabinieri nel parcheggio, abbiano preferito cambiare rotta.